In queste ultime 6 partite, quali sono i tuoi obiettivi personali? Vuoi riconquistare il posto da titolare? Vuoi andare in gol? Vuoi aiutare la squadra a salvarsi? La cosa principale è la salvezza. Poi se torno a giocare titolare sarebbe una cosa bellissima, tornare al gol per aiutare i compagni e la squadra sarebbe la cosa più bella, ma la cosa principale è la salvezza. Poi se gioco io, gioco un altro e fa gol, sarò contento lo stesso, perché l'importante è lui. Non si trova bene poi in 10 minuti. Un po', sì, forse un po' di velocità mi manca ancora, non mi sento al massimo come ero prima, no? Quindi penso che questo, con questi allenamenti che stiamo facendo in settimana e con lavori pro, penso che ci posso arrivare a avere quella velocità che avevo prima. Il mio futuro è legato della gente, no? Che non ha niente con me, diciamo, non è più il mio procuratore. Oggi è il mio procuratore per Tancure e solo lui può parlare del mio futuro. Poi la salvezza, sì, certo, ci credo. Abbiamo 6 finali, domenica è la prima di 6 finali, sappiamo che dobbiamo vincere per forza perché vogliamo i 3 punti per essere ancora lì e lottare fino alla fine. Sappiamo che sarà una lotta a 3 perché tanto il Siena o il Genoa hanno ancora la possibilità della salvezza, ma noi lasceremo tutto, abbiamo tanta voglia e tanta fame e quindi penso che questo ci darà la salvezza. Questi 6 mesi di attesa, di sofferenza, come sei cambiato? Com'è il governante? Se ne è gradualmente appunto questa sofferenza in qualche modo ti avrà cambiato, ti avrà fatto crescere magari in certe cose? Sì, sì, mi ha fatto crescere nel vedere che nel calcio ci vuole tanto sacrificio. In questi 6 mesi ho sofferto tanto, ho dovuto lavorare tantissimo, quindi penso che questa è la cosa. Poi ho cambiato la mia forma, adesso mi sento un po' più forte, mi sento più una prima punta pure, questo penso che pure è cambiato e mi ha servito questi 6 mesi.